Fra i quattro nuovi tronisti di Uomini e Donne c'è anche Lorenzo Riccardi. L'abbiamo conosciuto sempre in quello studio, ma in veste di corteggiatore. Nella scorsa stagione, infatti, aveva sceso le scale per Sara Affifela, ma alla fine lei gli aveva preferito Luigi Mastroianni. Inutile dilungarci sul perché dopo poco tra i due è finita, fatto sta che Maria De Filippi ha voluto anche lui adesso sul trono. Luigi e Lorenzo si ritrovano così fianco a fianco nello studio che ha regalato loro popolarità. E sembrava che una volta uscita dalle loro vite Sara avessero seppellito l'ascia di guerra perché, come i fan ricorderanno bene, durante il trono se ne erano dette di ogni. Ma già nella seconda puntata del trono classico che li vede seduti sulla poltrona rossa con Teresa Langella e Mara Fasone, tra Luigi e Lorenzo sono volati stracci. Lorenzo, in particolar modo, che ha un bel caratterino, non ha mandato giù le incertezze del collega ex rivale sul continuare a fare il tronista oppure sedersi tra i corteggiatori di Mara. Sfrontato e un po' aggressivo, difficilmente Lorenzo rinuncia a dire la sua in puntata. Ha attaccato Luigi, e non è una novità, e si è scagliato anche contro Mara. Per questo motivo vederlo in lacrime colpisce. Nella prossima puntata assisteremo a una versione inedita di Riccardi, lo dicono le anticipazioni, con tanto di foto di lui in preda al pianto.